Il campionato di calcio 2015-2016 inizia con le tre favorite per la vittoria dello scudetto. Infatti, dopo l'esplosivo mercato estivo, si presentano alla griglia di partenza, in prima fila, la Juventus, campione d'Italia negli ultimi 4 campionati, con Dybala acquistato per ben 40 milioni dal Palermo, il Napoli di Mister Sarri e la Roma di Garcia, che con Salah diventa sulla carta molto più imprevedibile. In seconda fila partono l'Inter di Mancini e la Fiorentina di Paulo Sosa, senza dimenticare il Milan di Mihajlovic e la Lazio che nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto. La prima giornata 2015-2016 inizia con l'anticipo di sabato 22 agosto fra Verona e Roma. Beh, subito una sorpresa, i giallorossi non riescono ad andare oltre il pareggio, sentiamo le emozioni dell'incontro che è finito 1-1. Di mezzo Alfredson, Jankovic, e il primo gol del campionato è dell'Hellas Verona, il gol di Bosco Jankovic al 68esimo minuto, va in vantaggio l'Hellas Verona, a sorpresa ma non troppo, esplode il Bentegodi. Nainggolan ed Dzeko, scambio con Florenzi, il gol, il pareggio della Roma al 66esimo minuto, una bellissima staffilata di Florenzi con Rafael non del tutto incolpevole. Nell'altro anticipo la Lazio riceve in casa la neopromossa Bologna e ottiene la vittoria per 2-1 conquistando i primi 3 punti del campionato. I campioni d'Italia della Juventus iniziano la domenica ospitando l'Udinese allo Juventus Stadium. Partita stregata e sconfitta casalinga per 1-0 con un bel gol di Terot che ascoltiamo. Il cross di Icone per Terot! 1-0 Udinese a 12 dalla fine, sblocca Terot! L'Inter di Mancini bagna il suo esordio a San Siro con una vittoria di misura sull'Atalanta. Ascoltiamo il gol decisivo di Jovetic con l'aiuto del nostro collega Sky. Altra sorpresa della prima giornata è la sorprendente sconfitta del Napoli a Sassuolo per 2-1. Ai partenopei non basta il vantaggio di Amsi, vengono rimontati dagli emiliani come ascoltiamo dal servizio. Digne alza la testa, apre il gioco a destra per Higuain, cerca spazio per liberare il destro, lo prova alla chiusura di Cannavaro, il tap-in, fare capsecca e il gol dell'1-0. Dopo 3 minuti si sblocca il punteggio per la terza volta negli ultimi 4 anni. Marecchiaro segna la prima giornata di campionato. Napoli 1 Sassuolo 0, esplode la massa di tifosi partenopei arrivati qui a Reggio Emilia. Pallone profondo a cercare De Frella, anticipato dal Viol. Arriva però Berardi, palla dentro a cercare il movimento di Floro Flores e il pallone in rete. Il gol dell'1-1, torna la parità a Reggio Emilia. Non esulta Floro Flores, ma il suo primo gol in questo campionato è pesantissimo. Falcinelli con il destro in mezzo, Sansone! Si completa la rimonta del Sassuolo, la rete del 2-1, firmata Sansone, a 7 dal 90esimo. 18 reti in Serie A per il numero 17 nero-verde. Arriva in questo momento l'esordio vittorioso del Sassuolo per la prima volta in Serie A, la sconfitta clamorosa del Napoli qui a Reggio Emilia. Nel posticipo della prima giornata il big match Fiorentina-Milan finisce 2-0 per i Viola, che dominano la gara in lungo e largo, facendo entrare in depressione una delle regine del mercato estivo, il Milan di Mister Mihajlovic. Sentiamo le emozioni dallo stadio Franchi della partita. Fischio di Valeri, va Alonso, palla che scende ed è un gol fantastico, quello di Marcos Alonso, una pennellata d'autore, quella dello spagnolo che porta in vantaggio la Fiorentina, un gol meraviglioso, il primo del campionato della Fiorentina. Uno contro uno con Romagnoli, Ilicic doppio passo, passa Ilicic, steso da Romagnoli, calcio di rigore, Josip Ilicic, la sua rincorsa, il mancino ed è 2-0 Fiorentina, rasoiata perfetta di Josip Ilicic,